Raga, siamo in mezzo al fiume. Questa è decisamente una tana. Non so di quale animale, ma è una tana. Che è successo? Che diavolo è quel coso, Stefano? 250 mi piace e andrò in una casa abbandonata. Ciao ragazzi, sono Snikes e bentornati nel mio canale. Oggi penso sia uno dei giorni più attesi, visto che un paio di settimane fa ho avuto la brillante idea di iniziare una nuova serie qui sul mio canale che a quanto pare è piaciuta a tutti. Ebbene sì, sto parlando proprio del video che abbiamo registrato io e il mio amico Stefano su in montagna, di notte. In quel video avevo chiesto 200 likes, perché comunque sì, era un numero grandissimo, eppure in un solo giorno o in due giorni, adesso non ricordo, siamo arrivati alla cifra dei 200. Infatti abbiamo anche superati ora... Attualmente siamo oltre a 230-240, non ricordo, vi metterò lo screen ora. E che dire, cioè non ho parole. Ma adesso è l'ora di fare il passo avanti, perché quest'oggi sono qui. Sono esattamente le, aspettate ve lo dico, 20:49, quindi le 9 quasi. Ed io ho mantenuto la promessa. Sto andando a registrare un video mentre io e il mio amico Stefano trascorriamo una notte in un fiume. E non sto scherzando, perché io vi ho lanciato la sfida, avete vinto voi perché siamo arrivati a 200 likes. Ebbene, sono qui per registrare questo video. Come avete visto, attualmente sono le 9, le tappe sono diverse. Io adesso vado prima a casa di Stefano, prendo Stefano e poi insieme andremo al fiume. Quindi sicuramente si farà molto più tardi. Adesso mi tocca andare, quindi vi manterrò aggiornati anche io con l'orario e buona visione per questo video. Va bene, ciao mamma. Ciao. Stefano. Sì, sto arrivando, eh. Io e Stefano ci siamo incontrati, stiamo andando, ci stiamo dirigendo verso il fiume. Qui sto sotto un lampione, no? Ok? Questa è la via normale. E qui è dove ci dobbiamo infilare noi. Che diavolo è quella luce laggiù? Ah, è dall'altra parte del fiume. Comunque, qui dove ci dobbiamo infilare noi, Stefano. Una cosa che sto dicendo prima in camera è che siccome noi non ne abbiamo riparlato più di questa scommessa che abbiamo perso, perché siamo arrivati a tipo 240 e passa, no? Di trascorrere una notte in un fiume, che cosa ne pensi? Lo sapevi? A me non me ne frega un cazzo. Stefano, meno male che siamo uniti della sua torcia, perché io per l'ennesima volta l'ho dimenticata, cioè nel senso utilizzerò la torcia del mio iPhone, che fortunatamente però questa volta ho al 100%, quindi buon per me, ho il telefono carico e lo sfrutterò tutto il tempo. Comunque, giusto per mantenervi un attimo aggiornati, stiamo entrando adesso in quel posto bruttissimo e sono le 21:15. Mette a fuoco, 21:15. Stefano, l'altra volta io tipo mi sono messo pure per i cavalli, per... oddio, non vedo niente. Per i cani, perché comunque sì, eravamo in montagna. Adesso questa volta siamo in piena pianura, quindi che cosa potrebbe minacciarci qui giù? Tu che sei esperto del luogo, ecco qua. Qui praticamente, se vedete, comunque... non so se riuscite a vedere, qui inizia tipo il fiume. Sicuro che ci sono i topi grandi, ma proprio giganti, raga, mezzo metro di topo. Cioè no, beh, mezzo metro no, però 30-40 centimetri sicuro. L'altro giorno li abbiamo visti. Era una nutria quella. E poi ci sono le nutrie, che raga, qua è veramente pieno. Cioè non sto scherzando. Siamo arrivati al fiume? Ok. Porca miseria che brutto. Stai, vai te avanti, io ho paura. Siamo in un fiume, cioè non so se si vede. Ma tipo, aspettate. Ecco il riflesso del fiume sui lampioni. Dio che brutto però, raga, qua è proprio brutto, cioè non c'è nessuno, guardate. Siamo in mezzo al niente. Io sto evitando di puntare la luce in faccia e di riprendermi in questo modo, perché comunque sia, non vedo niente, che diavolo è sabbia. Cioè siamo proprio qua in mezzo. Il fiume che ci può stare, la neve. Siamo praticamente in mezzo alla sabbia. Guardate qui. Devo riuscire a far catturare il suono dell'acqua nella camera, ok? Ci sei? Zitto, immobile un attimo. Immobile per un attimo. Diciamo che è appena iniziata questa esplorazione del fiume di notte, cioè esplorazione notturna di un fiume. Fantastico. Che spettacolo. Dicevo, calcolate che noi adesso siamo qui, però dobbiamo percorrere quanti sono? 300-400 metri di fiume, cioè ne parla, di più, penso mezzo chilometro barra 700 metri. Percorreremo circa mezzo chilometro barra 700-800 metri, tutto lungo il fiume. E tra l'altro, tanto per cambiare, Stefano, siccome... Che diavolo era? Ma che è? Porca miseria. Posso affacciarmi? Riprendi, eh? Questa è decisamente una tana, non so di quale animale, ma è una tana. E adesso continuiamo il nostro percorso. Raga,
È inquietantissimo comunque. Io tra l'altro ho paura anche dove metto i piedi, perché se metti conto che mentre registro e mentre parlo non vedo un buco di quelli giganti, ci vado a finire dentro. Cioè, qua... Stefano, inquadra per terra un attimo qua. Che diavolo è quel coso, Stefano? Inquadra, inquadra, io vado. Che diavolo è? Oddio, regà, sembrava troppo tipo un animale. Tipo, hai presente quei topi bianchi? Come si chiamano? Sì, i topi bianchi. Porca miseria. Voi ditemi, quale ragazzo alle 10 di sera... Che diavolo è? Dicevo, ditemi, quale ragazzo alle 10 di sera ormai, 10, 10 e mezza di sera, viene in un fiume di notte, in mezzo praticamente a nulla? Cioè, guardate, io sto girando su me stesso, raga, non c'è niente, sono solamente le luci della città, ovviamente, perché ci sono, però in lontananza io sono completamente in mezzo al fiume. Se succede qualcosa, non so come fare. E se effettivamente, ecco perché siamo venuti in due, non si può mai sapere. Comunque, a parte tipo la pericolosità di questi esperimenti, perché comunque se non ero mai venuto una notte in un fiume, la serie sul canale... Ho un moscerino nell'occhio, porca miseria. La serie sul canale penso sia spettacolare, quindi raga, condividete tutto il video, fate mettere mi piace a tutti i vostri amici, arriviamo a 250 likes e andrò in una casa abbandonata, come molti di voi tra l'altro sullo scorso video mi avete chiesto. Qui sotto nei commenti consigliateci altri video simili, perché comunque sia questa serie ha intenzione di continuarla, soprattutto se raggiungiamo i 250 mi piace, quindi fatemi sapere che video vorreste, anche qualcosa di simile, scrivete tutte le vostre idee e io cercherò di accontentarvi, come per esempio ho accontentato molti di voi che nello scorso video avevano chiesto un video in una casa abbandonata. 250 mi piace e ci sarà un altro episodio in cui farò un video in una casa abbandonata. Da qui è evidente il fiume, si vede perfettamente quello che è il suo riflesso dal palo della luce. Cioè, qui ci sono queste pietre e lì giù, anche se non vedete, c'è il fiume, eccolo, si vede leggermente, cioè stiamo praticamente a pochissimi metri di distanza dal fiume. Comunque aspettate che me ne vado più in qua, completamente dall'altra parte di Stefano. Per chi mi segue su Instagram, questo punto qui, cioè io è inutile che faccio questo punto qui perché non si vede niente, comunque in questo punto, lì giù praticamente, dove ho fatto la fotografia della nutria, due giorni fa praticamente, no, un giorno fa, io e Stefano a visionare il posto, diciamo, di giorno, e... C'era una nutria praticamente a... Quanti sono? 2 metri da me? Esatto, era una nutria tipo grande come questa pietra, ok? Larga come questa pietra. Guardate il mio telefono quanto è grosso e immaginate quanto era grossa quella nutria. Che poi, siccome comunque sia io e Stefano qui ci siamo venuti anche diverse volte di giorno, è un posto abbastanza... Oh! Che è successo? Ma che stai di? Stavo là, la nutria si è stata all'acqua e... No, mi ha fatto cagare un attimo sotto, però pure. Cioè, tu stavi là, una nutria ti ha attraversato davanti e tu ti sei buttato nell'acqua. Cioè... Sì. E lei si è buttata nell'acqua. Appunto, io vi stavo proprio dicendo, questo è un posto abbastanza... L'ho sentita qua, Stefano! L'ho sentita qua fortissimo, si è sentito tipo un pesce che... Senti! Si sente fortissimo! Comunque, vi stavo proprio dicendo, questo è un posto... Come si dice? Frequentatissimo dalle nutrie? Cioè, è pieno, raga, non vi immaginate. Ok, raga, adesso ci siamo tipo accampati qua, o almeno ci stiamo per accampare, perché è un posto abbastanza vicino alla luce, perché, raga, lì giù è davvero un po' impossibile. Almeno adesso, per un paio d'ore, almeno per un'oretta, ci fermeremo qui. E poi più tardi, quando la situazione si sarà un po' calmata, perché lì giù era pieno, pieno zeppo di qualcosa che non sono riuscito a capire, ma comunque sia evidente che qualcosa si è buttato in mezzo all'acqua. Più tardi ci torneremo, intanto, fatemi sedere... Passo qualche ora qui. Che ore sono? Perfetto, raga, aggiornamento. Sono esattamente le 23:39, è quasi mezzanotte. Noi siamo stati tipo un'ora e un quarto, tipo quasi. Siamo stati un po' a cazzeggiare così, cioè nel senso con i telefonini in mano. Prima uno, poi due, poi tre suoni in mezzo all'acqua. Cioè suoni, rumori in mezzo all'acqua qui vicino a noi, quindi abbiamo detto basta, alziamoci, andiamo in un altro posto, perché comunque sia, dopo essere stati un bel po' qua, abbiamo sentito sta roba. E noi, io sinceramente, poi Stefano ha molta meno paura di me, però io non voglio rimanere qua, quindi Stefano, stavo ancora aspettando qui che il tempo comunque sia passi, perché non è che una notte passa in uno schiocco di dita. Quindi ho pensato, vabbè, siccome molte persone mi stavano scrivendo in direct preoccupandosi, mentre aspetto che passa qualche altra ora, rispondo, no? Internet completamente 0 di 10 GB. Ho terminato internet e Instagram tipo mi va lentissimo, non mi carica mai le chat, è un macello, quindi sono esattamente le
Mezzanotte e 45, abbiamo trascorso un bel po' di tempo qua, però raga, io sinceramente mi sono quasi rotto di star qui, quindi vorrei trascorrere almeno un'altra piccola parte della notte lì giù. Cioè, nel senso, mentre ci rifacciamo tutti questi, quanti sono, 500 metri lungo fiume e arriviamo lì, poi penso che la sfida è quasi conclusa, se non mi aggredisci qualche animale prima. Però questi sono dettagli, quindi andiamo. Dopo un bel po' a camminare siamo tornati qui dove eravamo all'inizio, dove praticamente ogni 2 metri ci sono tane, tane di sicuramente qualche animale, perché comunque sono scavate troppo bene. No, io ho paura qua, Stefano, io sto scendendo giù con te, Perfetto. Fammi inquadrare. Stefano, fai luce qui. Raga, siamo in mezzo al fiume. No, Stefano, io un altro ora qua, però non ce la passo. Andiamo sopra. È mezzanotte. Ho mantenuto la promessa e sono sceso in un fiume che si vedrà poco e ci sto trascorrendo la notte. Un like è obbligatorio. La spengo, aspettate. Perfetto. Questo è senza telefono. Ecco qua, io sto girando su me stesso, ok? Io sto girando su me stesso e questo è quello che vediamo noi. Aspettate che io faccio la stessa cosa con la luce al telefono. Ecco, io sto facendo questo. Sto girando su me stesso e, raga, è completamente buio. Tra l'altro si è fatta pure una certa, sono le 2 praticamente quasi, cioè manca un minuto. Quindi io direi, Stefano, la nostra esperienza si può concludere qua. Diavolo, è una pianta, meno male. Dicevo, la nostra esperienza si può concludere qua. Io saluto il nostro signor fiume che da qui, che purtroppo non riesco a far luce, ok? Qui ci fa compagnia, almeno ci ha fatto compagnia questa notte. Fortunatamente gli animali ne abbiamo solamente sentiti, ma non ci hanno attaccato. Almeno Stefano tipo è scappato, meno male davvero. Grazie davvero al mio amico Stefano che mi ha fatto compagnia in questa sera, perché io qui da solo non ci venivo, quindi veramente Stefano, grazie di cuore. Siamo riusciti, diciamo, a realizzare delle belle clip, abbiamo esplorato questo fiume di notte e non penso ci sia venuto qualcuno di notte, o almeno a quest'ora qui. Quindi ottima esperienza che non so se vi consiglio di fare, anzi, evitate più che altro. Come vi dicevo prima, like obbligatorio per questo video a 250, vi lancio nuovamente la sfida, la scommessa, accontenterò molti di voi. Andrò in una vera e propria casa abbandonata e vi registrerò il tutto. Quindi che cosa aspettate? Iscrivetevi al canale e attivate soprattutto la campanellina così da farvi arrivare tutte le notifiche. Lasciate un bel pollice in su. Tra l'altro siamo arrivati alla zona abitata in cui ci sono dei lampioni, meno male, quindi posso anche togliere la luce. No, vabbè, la lascio, ormai mi sono abituato. Quindi dicevo, commentate e supportate al massimo questa serie perché a me personalmente piace un sacco. E soprattutto consigliatemi altri video simili da fare perché cercherò di accontentare quella che è la maggioranza. Da Snikes e Stefano è tutto, vi ringraziamo per la visione. È stato bello. Anche questa altra esperienza è giunta al termine. Ciao, alla prossima. Cerco di chiudere con la luce. Porca miseria, si sono fatte le 2. Mamma mi uccide, mamma mi uccide.